SIGEP 2018, siamo ancora in giro per mostrare novità, siamo al quinto giorno e ci troviamo allo stand di Mozzarè, un'azienda campana che produce e distribuisce nel segmento dell'oreca mozzarelle e affini. Io dico affini perché poi la mozzarella di bufala proviene principalmente dalle campagne del Casertano, la tradizione vuole che si produca proprio lì. Ne parliamo con Giovanni Palmentieri, che è il titolare dell'azienda, insieme a Gianluca, il suo socio. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti voi. Sì, come dicevi tu prima, Mozzarella è un'azienda che commercializza prodotti, commercializza e distribuisce soprattutto prodotti caseari e affini, perché quando si parla di mondo della ristorazione e della pizzeria oggi ormai è sempre si parla di prodotti in modo sempre più vasto, quindi non solo più del classico fior di latte della mozzarella di bufala, ma tanti prodotti caseari e affini che possono soddisfare poi tutte le esigenze dei ristoratori e soprattutto dei pizzaioli. In quali formati voi andate a produrre e distribuire? Parliamo anche e soprattutto di pizzerie, quindi immagino anche la Julien. Sì, noi abbiamo una gamma di prodotti abbastanza vasta che possa poi soddisfare le esigenze, come ti dicevo prima, un po' di tutti i pizzaioli, quindi dal prodotto in acqua, in particolar modo per le pizzerie napoletane, per i pizzaioli napoletani, fino alla Julienne cubettato o alla forma filone. Poi, se consideriamo poi la regina incontrastata di tutti i caseari, no? La mozzarella di bufala, dove è uno dei nostri cavalli di battaglia e dove soprattutto, consentimi, la nostra forza non è solo nell'aspetto produttivo, quindi della parte della qualità del prodotto, dove abbiamo sempre più soddisfazioni in merito, ma soprattutto anche per la parte logistica distributiva. Con questo cosa intendo? Che i nostri prodotti hanno un processo dal momento della produzione fino alla consegna non passano nemmeno 15 ore, cioè cosa significa? La merce viene prodotta oggi entro tipo 4, 5, 6 del pomeriggio, alle 8 parte e alle 6 del mattino si trova in consegna in tutta Italia. Quindi noi abbiamo cercato nel corso degli anni, perché la nostra azienda ha circa 18 anni, nel corso degli anni ci siamo specializzati, oltre a dare la qualità sui prodotti, soprattutto a dare il servizio, perché sappiamo che parliamo di prodotti super freschi e oggi ormai, sai, con tutte le pizzerie gourmet ci si diventa sempre più esigenti, no? I palati stanno cambiando fortunatamente, dove sono tutti più attenti alla qualità e di conseguenza quindi anche alla freschezza dei prodotti, e noi riusciamo a garantire il prodotto dalla produzione fino alla consegna in circa 12-13 ore, e questo per noi è stato un quid in più che siamo riusciti a dare poi all'azienda nell'arco degli anni. La chef life, la durata prodotto, della vita prodotto, immediatamente dopo il processo di realizzazione, qual è? Ma sai, noi non abbiamo una shelf life molto lunga, si va da un minimo di 7-8 a un massimo di 12 giorni a secondo dei prodotti, ma questo per garantire poi la qualità e la freschezza soprattutto del prodotto, perché noi non abbiamo processi industriali, nonostante facciamo lavori su larga scala, quindi su territori nazionali europei. Abbiamo cercato di conservare da sempre e di preservare soprattutto l'artigianalità dei nostri prodotti, perché riteniamo che sia di fondamentale importanza, perché di conseguenza se vai a dare una shelf life di 28-30 giorni, come ci sono diversi prodotti caseari, vai poi ad immischiarti in un processo produttivo che tendenzialmente, per quanto ti possa dare una durata maggiore del prodotto, va sicuramente a penalizzare un po' la qualità degli stessi. E allora Giovanni, voi distribuite il prodotto sì in tutta Italia e anche all'estero, ma per tutti coloro che ancora non sono vostri clienti, che vorrebbero avere magari maggiori informazioni, vorrebbero provare il vostro prodotto e dire ma perché no, instauriamo una partnership con Mozzarè, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per entrare in contatto diretto con voi?
Allora, innanzitutto c'è un sito mozzarecasearia.it dove possono scaricare il catalogo di tutte le referenze di tutti i prodotti che abbiamo e possono vedere tranquillamente tutti i prodotti. Poi la nostra casella di posta elettronica è info@mozzarecasearia.it. Poi la nostra azienda è sempre stata abbastanza, essendo un'azienda abbastanza giovane, cioè giovane non tanto perché ha quasi 20 anni, ma fatta da giovani, è un'azienda abbastanza dinamica, siamo abbastanza attivi anche sui social, quindi dalla pagina Facebook di Mozzarè piuttosto che dai vari canali Twitter o Instagram siamo abbastanza attivi, però poi basta oggi basta cercare su Google Mozzarè e siamo presenti ovviamente in prima pagina anche su Google, quindi ci possono trovare e cercare tranquillamente. Noi siamo ben lieti poi di servirli attraverso anche delle campionature che omaggiamo, che mandiamo direttamente alle pizzerie in modo da poter degustare i prodotti, assaggiarli e vedere se possono soddisfare le loro esigenze. E allora, qui alle nostre spalle ho sentito che è appena stata appoggiata una scamorza. Questa è una scamorza affumicata, no? Questa, diciamo, è una mozzarella di bufala affumicata rigorosamente con paglia certificata, perché quella è una cosa importante. Che la paglia, perché con paglia? Perché la paglia ti consente poi di conservare, di preservare le qualità organolettiche data dall'affumicatura e dall'aroma tipico proprio della paglia. Dunque, dicevo, qui ho sentito un profumino nel frattempo mentre lui parlava qualche minuto fa, mi sono girato e sott'occhio ho visto questa mozzarella affumicata con la paglia. Allora, dacci tu il là, dici esattamente come è fatta questa mozzarella di bufala. Allora, questa mozzarella di bufala è fatta in maniera artigianale, affumicata con paglia, come diceva Giovanni Palmentieri. Ha un gusto delicato e molto fine. Gradite un poco? Sì, gradiamo assolutamente. E allora, mentre io vi lascio e vi do appuntamento a tra pochissimo su orecatv.it con altra intervista, approfitto della loro bontà per andare finalmente ad assaggiare un delicatissimo, profumatissimo e prelibato boccone di mozzarella affumicata. Anche se, consentimi, la mozzarella dalle nostre parti si mangia così. È proprio bello da vedere e buono da gustare. Non andate via, io ne approfitto un altro po'. Ciao Giovanni. Ciao, grazie a tutti.